Allora, cosa succede in questa settimana? Si rinizia, quindi diciamo la festa provinciale e insieme alla festa regionale delle Acli ritorna con 3 giorni, quindi viene allungato di un giorno. È un concentrato di iniziative molto semplice, insomma, ecco, si parla da politica, cultura, sport, spettacolo, gusto, quindi ecco, in 3 giorni viene fatto tanti argomenti importanti. Ci saranno dei momenti musicali, soprattutto il giovedì con un concerto, un gruppo musicale e poi ci sono eventi sportivi, ci sarà una camminata ovviamente non competitiva contro tutte le guerre e un momento anche di incontro fra alcune religioni che abbiamo nel territorio, guidata dal diacono Rodolfo Valorosi Massai. Poi gli eventi diciamo importanti da un punto di vista politico, se vogliamo, e sociale sono il venerdì, inizieranno con un momento di presentazione da parte del Consiglio regionale delle Acli, quindi con Elena Pampana che è la responsabile dello sviluppo associativo e di un lavoro, di uno studio sulle condizioni del lavoro in Toscana soprattutto dopo la pandemia e parteciperanno a questo momento di riflessione anche il Presidente di Union Camere Guasconi e il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, Giuseppe Salvini. E poi proseguirà con la serata con la presentazione del libro del Presidente nazionale Emiliano Manfredonia delle Acli, Vita in Circolo, e poi dopo la cena l'approfondimento politico su un tema che sta a cuore sia alle Acli sia a molte altre associazioni, compresa Azione Cattolica, su come riappassionare i giovani all'impegno sociale e politico che in questi ultimi anni hanno un po' abbandonato. Ecco, questo è un tema estremamente importante al centro, ripeto, delle riflessioni sia di Azione Cattolica che delle Acli, e tant'è vero che oltre al Presidente Emiliano Manfredonia delle Acli parteciperà, se salvo ovviamente disdette per Covid all'ultimo momento, il Presidente di Azione Cattolica Notar Stefano e all'Onorevole Graziano Del Rio, oltre al giornalista Nicola Graziani e la testimonianza di un veterano della politica, l'Onorevole Gerardo Bianco.